Amici, bentrovati, nuova tier list dedicata ad una delle mie band preferite in assoluto, soprattutto nel periodo della mia infanzia, nel periodo in cui questa band era non solo attiva, perché attivi lo sono ancora adesso, ma era veramente all'apice della propria creatività, e parliamo dei Queensrÿche di Seattle, storica band metal, ma di un metal molto particolare che io definirei tech metal probabilmente, anche se poi è un metal molto emozionale, caratterizzato dalle chitarre di Chris DeGarmo e di Michael Wilton. Da un certo punto di vista lavorano in simbiosi come quelle di Murray e Smith o quelle di Hammett ed Hetfield di rispettivamente Iron Maiden e Metallica, ma sicuramente un modo di suonare estremamente riconoscibile dal primo secondo in cui vengono ascoltate, un trademark molto forte nel loro suono e in quello che loro facevano, e poi anche la grandezza di un batterista che si chiama Scott Rockenfield, addirittura vincitore di un Grammy. Band che ha avuto un'epopea pazzesca tra gli anni 80 e culminata con forse l'Unplugged del 1992, e poi ha vissuto una caduta purtroppo repentina, inesorabile, non solo perché non c'era più una rilevanza musicale di questa band, ma perché poi ci sono stati degli scossoni all'interno della band, che prima ha perso DeGarmo, poi ha perso il cantante Geoff Tate nel 2012, insomma da lì tutta una serie di avvicendamenti e anche di grottesche risoluzioni di tribunale. Per esempio quella dove per 2 anni i Queensrÿche di Geoff Tate da solo e i Queensrÿche degli altri 4 senza Geoff Tate potevano entrambi utilizzare il nome Queensrÿche, quindi si faceva anche confusione perché uno non sapeva quali dei due stava andando a vedere. Comunque, al di là di questo, è una band secondo me fondamentale, una delle mie band preferite in assoluto della scena metal, se non la mia preferita in assoluto, perché è anche la più creativa da un certo punto di vista, forse una delle band più innovative nella scena metal in assoluto, e proprio per questo loro modo di inserire degli elementi strani sonori all'interno del metal, elementi che potevano essere un domani base dell'industrial o comunque elementi presi dal prog, ma con un'effettistica strana, un uso eccessivo del gate reverb, quindi di un riverbero chiuso sui colpi di batteria, che dava un effetto gigantesco ma allo stesso tempo quasi robotico, computerizzato. E poi la voce del cantante più grande secondo me della scena metal di sempre, che è Geoff Tate, cantante di Seattle, così come tutta la band di Seattle. Non famosissima chiaramente Seattle per aver dato i natali a band metal, penso prima di loro l'unico artista veramente importante era stato Jimi Hendrix, poi lasciamo stare quello che succederà successivamente con il grunge, ma ecco, una band che ha in Seattle una connotazione molto importante. Intanto Chris DeGarmo negli anni sarà uno dei più rispettati chitarristi in assoluto e artisti in generale, rispettato da Chris Cornell, rispettato da Eddie Vedder e tanti altri, insomma, quindi anche da chi non faceva parte della scena metal, ma è importante proprio per esempio per quanto riguarda la voce di Geoff Tate. Seattle ha sempre dato grandi cantanti, perché? Perché a Seattle opera un grandissimo vocal coach che si chiama Maestro Kyle, Maestro David Kyle, che vabbè, si fa chiamare maestro, va bene, ma ci può stare, che praticamente tiene a battesimo le corde vocali non solo di Geoff Tate, ma anche di Chris Cornell, di Layne Staley, anche per esempio delle sorelle Wilson, delle Hart. E è famoso per una tecnica, che è quella dell'early bridging, cioè arrivare al bridging. Che cos'è il bridging? Il bridging è quando un cantante passa dalla voce di petto fino alla voce di testa. Può arrivarci tardivamente, quindi andare prima da quella di petto e più tardi a quella di testa, e quello è il late bridging, oppure nel minor tempo possibile passare da quella di petto a quella di testa, che si chiama early bridging. L'early bridging è la caratteristica vocale di Geoff Tate. che è un cantante spaventoso, incredibile, raggiunge ottave impossibili, ma lo fa di potenza, lo fa con appunto un controllo della sua voce di testa che dà una pienezza e una soddisfazione vocale che forse diciamo che io non l'ho mai più ritrovata, però devo dire, è uno sicuramente dei cantanti più dotati in assoluto, soprattutto in quel momento secondo me è il miglior cantante possibile. E, ha un piccolo problemino questa tecnica vocale ed è quella che purtroppo nel corso degli anni ti fa perdere la voce e te la fa perdere anche rovinandoti le corde vocali, ed è quello che succede a Geoff Tate. Nel corso degli anni, accompagnato anche dal vizio del fumo che sicuramente non lo aiuta, Geoff Tate distrugge le sue corde vocali, la sua capacità vocale, e quindi perde quella pienezza, perde quel corpo e perde il controllo anche della voce stessa, e quindi diventa poi un cantante molto meno efficace. Ma se vedete dei live come il live a Tokyo del primo periodo di The Warning di questa band, potete veramente impazzire per quanto riguarda le sue proverbiali, credo ormai iconografiche performance vocali, soprattutto dal vivo, dove tocca delle vette vocali impossibili. Questa band pubblica, per quello che riguarda me, album di grandissima importanza fino al 1988. Dal 1988 in poi inizia la parabola sicuramente discendente, fino al 1994, che è l'ultimo disco di cui mi occuperò oggi, che si chiama The Promised Land, che è un po', secondo me, il canto del cigno di questa formazione. Perché non vado avanti con il resto? Perché non mi interessa parlare di dischi che non hanno alcuna rilevanza nella storia della musica, e mi preferisco concentrarmi su quelli che sono stati i dischi importanti di questa band. Nessuno dei dischi successivi ha una forza e un impatto pari a quello dei primi lavori, e comunque io sono legato a quei primi lavori e non sarei mai diventato un fan dei Queensrÿche per i lavori successivi, lo sono diventato proprio grazie a questi qui, quindi non mi interessa coprire in maniera metodica tutta la discografia, mi concentro su 4 album, anzi 5 album e un EP, che è quello iniziale, del 1983, in cui questa band, che si chiamava The Mob e che ha cambiato nome perché The Mob non era utilizzabile, cambia nome, ma in realtà ha un problema, non ha un cantante, e il cantante viene preso in prestito, e appunto Geoff Tate suona con un'altra formazione ma non vuole dedicarsi anima e corpo ai Queensrÿche, registra con loro l'EP, ma poi aspetta di vedere come va l'EP. L'EP va molto bene e quindi decide di prendere parte definitivamente, di entrare nella formazione dei Queensrÿche a titolo definitivo. L'EP del 1983 è omonimo, si chiama appunto Queensrÿche, ed è formato da 4 canzoni. All'interno di queste 4 canzoni c'è l'inno forse più importante dei Queensrÿche, una delle prime canzoni del metal che io ho conosciuto e una delle prime canzoni che mi hanno fatto capire che il metal fosse una musica pazzesca, ed è Queen of the Reich, canzone iconografica di questa band, canzone di una ferocia impressionante, non soltanto per quanto riguarda le chitarre, per quanto riguarda la ritmica di Scott Rockenfield, ma è gigantesca perché ci giganteggia sopra Geoff Tate vocalmente, rendendola una canzone spaziale, forse una delle canzoni, tra le prime cose che dovreste andare ad ascoltare, proprio per conoscere anche il mondo metal se non lo conoscete. È una canzone di cui non ci si può non innamorare. E poi ci sono altre composizioni, Night Rider, Blinded e The Lady World Black, dove mi voglio soffermare su The Lady World Black perché sarà una sorta di paradigma di quello che poi i Queensrÿche faranno molto spesso nel corso della loro musica, ovvero dei brani lenti, molto emozionali, dove la vocalità esce fuori alla grande, dove comunque c'è sempre un'esplosione musicale che questa band di grandissimi strumentisti riesce a portare nella maniera più forte possibile. Sono una band non ortodossa per quanto riguarda il metal, lo sono nella formazione, non lo sono nei suoni, perché contemplano anche l'utilizzo di tastiere. Nel 1984, allora no, intanto mettiamo il disco, l'EP nella nostra classifica. Secondo me l'EP, proprio perché contiene Queen of the Reich, merita uno spazio nel gran disco. È veramente un qualcosa che merita la pena di essere ascoltato, e comunque le altre composizioni sono molto valide, e un po' crea quella curiosità sonora per The Warning, che invece è il disco di debutto del 1984. 1984 mi pare, sì, del 1984, dove la EMI, che a quel punto firma la band, vedendo che i risultati sono molto buoni, investe tanto e gli affida un produttore pazzesco, ovvero James Guthrie, che è il produttore niente proprio di meno che The Wall. E i Pink Floyd saranno una fortissima influenza nella musica dei Queensrÿche. The Warning è un disco di, diciamo, di proseguio di quello che era stato buttato giù nelle 4 tracce dell'EP. Ancora non ci sono i Queensrÿche del tech metal, che io definisco tale, ma ci sono dei Queensrÿche di, diciamo, neanche troppo classic metal, perché classici non lo saranno mai, ma comunque di influenza maideniana. E quindi un disco che non è mai banale, è sempre estremamente complesso, ma di grandissime composizioni. Ripeto, c'è quasi dentro l'emo nella vocalità di Geoff Tate e nelle chitarre di Wilton e DeGarmo. Le canzoni di questo disco sono straordinarie, pecca un po' nella produzione perché è un disco molto reverberato purtroppo, e quindi si perde la colla ogni tanto, è un po' distante come disco. Però le canzoni sono meravigliose. I momenti migliori sono En Force, No Sanctuary, NM156, Take Hold of the Flame, che sarà una delle canzoni più importanti della discografia di questa band, canzone straordinaria, anche questa inizia lenta e poi ha un'evoluzione pazzesca, con, suonata direttamente sui Crash o sul China da Scott Rockenfield, batterista che fa la differenza in questa band, così come tutti nel loro non neanche tanto piccolo fanno la differenza. Child of Fire e Road to Madness sono praticamente le composizioni più lunghe e più particolari che chiudono questo album, che forse ha i momenti meno brillanti, ma parliamo veramente di comunque di livello molto alto in Warning, in Deliverance e in Before the Storm, che forse sono le canzoni un po' più tediose, le canzoni forse meno riuscite di questo disco, ma parliamo comunque di un livello altissimo che mette questo disco, secondo me, nella categoria gran disco. Nel 1986, 2 anni dopo, si ripresentano i Queensrÿche, questa volta con un look assurdo, perché sfoggiano un look glam molto particolare, palandrane, cappotti, uniformi quasi da sergente e capelli super cotonati e trucco. Un'immagine glam che poco si addice a questa band, che asseconda un desiderio della EMI di costruire appunto un'immagine diversa per loro, che sia meno forse cattiva, anche se poi in realtà la cattiveria di questa band non c'è mai stata, però... diventa forse l'elemento più di disturbo di questo disco, che esce nel 1986 ed è una piccola collezione di capolavori, ed è la definizione secondo me più alta del sound di questa band. La band ha questo suono qui, il suono dei Queensrÿche secondo me si trova dentro questo disco, non in quelli successivi. La perfezione di questo disco e l'elemento estraniante di questo disco è proprio il rischio sonoro che prendono insieme al produttore, che è un produttore britannico che si chiama Neil Kernon, che aveva lavorato soprattutto nella New Wave. Continuano gli azzardi da un punto di vista produttivo della EMI nei confronti dei Queensrÿche, ma che ci azzeccano sempre, riescono sempre a trovare il miglior produttore per il disco del momento dei Queensrÿche, e loro sono in continua evoluzione, ogni disco è l'evoluzione del disco precedente. Rage for Order, 1986, un disco perfetto secondo me. Credo la pubblicazione migliore in assoluto, non c'è il gradino il miglior disco, ma secondo me questo qui è il miglior disco in assoluto. Perché? Perché l'evoluzione è fortissima, perché il suono è proprio quello, i gate fortissimi, i gate così imponenti, così presenti sulla batteria di Scott Rockenfield, i reverse sulla stessa batteria, l'effettistica esasperata e... questa voce pazzesca e questo genere musicale, queste composizioni che sono molto più evolute rispetto a The Warning e secondo me sono proprio la definizione del loro suono per eccellenza. Walk in the Shadows, Dream in Infrared, una ballata straordinaria, stratosferica. Il momento forse più alto rappresentato da The Whisper, la terza traccia del disco, una canzone selvaggia. E poi Gonna Get Close to You. Per la prima volta i Queensrÿche e soprattutto in una delle primissime volte nel metal una band sceglie di fare una cover e fanno una cover stralunata di un artista che si chiama Del Bello, che è una cantante canadese che fa un pop a sua volta estremamente stralunato, e quello che lei fa è molto simile a quello che poi riporteranno nella loro versione i Queensrÿche, ma i Queensrÿche lo fanno in una maniera ancora più straordinaria, e la perfezione dell'arrangiamento è qualcosa che diventa altamente iconografico in quello che poi sarà anche il primo singolo estratto da Rage for Order. A seguire The Killing Words, per me uno dei momenti più alti in assoluto della loro discografia. Ce n'è una versione nell'Unplugged del 1992, una delle pochissime band metal a essere invitata a fare un Unplugged, che è veramente un qualcosa che ti prende e ti strappa il cuore dal petto. E il secondo lato è pieno di capolavori: New Regal, London, Screaming in Digital, che è un apice impressionante di questo album, che ha in due canzoni, forse Surgical Strike e Chemical Youth, i momenti più deboli, ma Chemical Youth, alla faccia della debolezza, ha un riff che è impressionante. Quindi parliamo di un disco che secondo me va di diritto nella categoria oltre, e secondo me è, con un cerchietto rosso come quelli una volta di Clerici e Tommasi quando commentavano il tennis, è secondo me l'apice di questa band, che nel 1988 dà un'altra stranità al mondo musicale, e lo fa con forse, credo, il primo concept album, correggetemi se sbaglio, della storia del metal, ovvero Operation Mindcrime. Sempre perché, fortemente ispirati dai Pink Floyd, confezionano il loro The Wall, e lo fanno in una maniera pazzesca. Un disco che la prima volta che lo ascoltai rimasi totalmente folgorato, perché non mi aspettavo una svolta simile. Prodotto da Peter Collins, che ai tempi era il produttore dei Rush, ma orchestrato da Michael Kamen, e le orchestrazioni sono una forte prerogativa di questo disco, che ha anche nella struttura delle canzoni, ognuna legata all'altra, proprio così come in The Wall, con momenti più sintetici e momenti invece più sinfonici, più lunghi, come per esempio in Sweet Sister Mary, che in realtà è proprio una suite, e diventa quello che poi sarà il suono del futuro. È quello forse più di successo dei Queensrÿche. Non è il loro suono iconografico, ma è il loro suono più di successo, che è il sound di Breaking the Silence, è il sound del grandissimo singolo I Don't Believe in Love di Operation Mindcrime. Grandi riff, grande potenza, grande linea di basso, grandissima voce, brani più pop, ma sicuramente un disco che in quegli anni nessuno fa e che rivoluziona completamente lo scenario metal, tant'è che nessuno neanche riesce ad imitarli. Continuano ad occupare uno spazio nella musica metal che è soltanto il loro, ed è un disco assolutamente fantastico che va inoltre di diritto. Nel 1990 ritornano dopo una tournée mastodontica e un live bellissimo che viene anche racchiuso, sintetizzato nell'album Operation Live Crime. Tornano con un disco che riprende un po' le tematiche. Ai Rage for Order i Queensrÿche iniziano a tirare fuori tematiche che sono sociali, di denuncia, di complotto, di corporations che ti spiano, che lavorano alle tue spalle. E Operation Mindcrime diventa addirittura, appunto, l'uomo, il cittadino privato, normale, in quel caso un eroinomane, Nicky, il protagonista di Operation Mindcrime, che viene assoldato da una corporazione, comunque da una strana agenzia che vuole che lui diventi un sicario per loro, e facendogli il lavaggio del cervello. Queste tematiche vengono riprese chiaramente fuori dalla forma del concept nell'album del 1990 Empire, disco sicuramente di grandissimo successo. È la consacrazione per i Queensrÿche da un punto di vista di classifiche, da un punto di vista di tour, da un punto di vista di fama, ma si cade purtroppo in maniera abbastanza banale nella formuletta. La produzione è una produzione secondo me un po' troppo chiassosa, è molto spinta, è molto grande, però tende a ingolfare l'ascolto, a ingolfare le orecchie. E in tante canzoni si va a ricalcare la formula appunto di I Don't Believe in Love o di Breaking the Silence oppure di Spreading the Disease. Si cerca di rifare esattamente quello che di meglio è venuto in Operation Mindcrime, però lo fanno senza farlo riuscire meglio, con delle eccezioni ovviamente. I momenti più alti di questo disco sono Anybody Listening, che chiude il disco, anche se un po' sembrano degli Scorpions evoluti. Best I Can, l'apertura, nonostante abbia delle tastiere che sembrano quelle di Bad Medicine dei Bon Jovi. The Thin Line, ottimo pezzo, anche questo però pienamente nella struttura I Don't Believe in Love di Operation Mindcrime. Della Brown, il primo momento di grande distacco, un brano di groove ed è il disco forse meno metal dei Queensrÿche questo qui. Se Rage for Order è il disco più metal, si va a scendere. Operation Mindcrime è un disco che è di metal pop e poi questo qui è un disco dove fondamentalmente il metal quasi non c'è. Della Brano è un brano che gira sul basso, su un groove di basso, su un bellissimo pattern di batteria di Scott Rockenfield, ma è estremamente curioso, cioè, sembra di ascoltare veramente un'altra band. Empire è una bella canzone, anche se il tema politico e le parole che vengono utilizzate sono piuttosto banalizzanti. E poi c'è il capolavoro Silent Lucidity, che diventerà la canzone poi più riconoscibile, più famosa dei Queensrÿche, brano fortemente ispirato ai Pink Floyd. Non a caso c'è Michael Kamen che orchestrò The Wall, e Michael Kamen che orchestra questa sorta di Comfortably Numb, versione metal, versione Queensrÿche rivista. È una citazione fin troppo citofonata, però resta una grandissima canzone dove tutte le ottave in dotazione al buon Geoff Tate escono fuori alla grande. Jessie T. Woman, che è l'altro singolo importante, bella canzone, ma ci sono molti momenti che sono invece dei momenti scadenti. Another Rainy Night non è una canzone fantastica, Resistance non è una canzone fantastica, Hand on Heart è una canzone molto stucchevole, One and Only, che ha dei momenti di testo estremamente banali, tipo Come to Me My Lady Love, sono cose che poi dai Queensrÿche uno non si aspetta. È una svolta più heavy rock dei Queensrÿche, più verso l'heavy rock dei Bon Jovi, dei Motley Crue, dei Def Leppard, nonostante mantengano sempre questa loro peculiarità musicale che li distingue, che li rende sempre più interessanti di quelli sopracitati. Hand on Heart ha un riff che è veramente molto Def Leppardiano, e anche One and Only sembra veramente molto avere a che fare con le sonorità appunto di band che non vengono da quel mondo invece molto più affascinante secondo me che è stato fino ad oggi il mondo dei Queensrÿche. Quindi un disco che io inserisco nel c'è di meglio, per quanto sia un disco dal grande valore commerciale, però siamo già in una parabola secondo me di stanchezza e discendente. Nel 1994, quindi 4 anni dopo un Unplugged, vi ripeto, nel 1992, tornano con un disco e con una scena che nel frattempo è mutata completamente, perché c'è il grunge che impazza, c'è l'alternative rock che impazza, e quindi si perde veramente il senso di quel tipo di metal, non soltanto nelle classifiche ma in generale nei gusti delle persone. E tornano con un disco molto strano, poco riuscito secondo me, anche se è l'ultimo buon momento della formazione al suo completo. Un disco che si chiama The Promised Land, che però poco smuove nel momento in cui esce. Sarà un flop commerciale, non genererà grande interesse, e soprattutto sembra una band che cerca in qualche maniera, anche abbastanza disperata, di consolidare, di mantenere una rilevanza nel mondo della musica. Ci sono delle canzoni anche molto buone. I Am I è un'ottima canzone, Damage è una bella canzone, Out of Mind è una bella canzone, una strana ballata con una splendida evoluzione. Poi ci sono dei momenti molto commerciali, Bridge e Lady Jane, con addirittura il pianoforte, una ballata al pianoforte, con sempre belle melodie, ma si passa da I Am I con le sue sonorità un po' medio orientali, un po' alla Kashmir, a Lady Jane pianoforte e voce. Sembra una band che vuole stare a metà tra quello che aveva fatto fino a quel momento e quello che nella musica sta succedendo e sta cambiando. Quindi le canzoni con armonie semitonali eccetera, e E in questo, diciamo, si perdono, secondo me. Someone Else, che è un po' il seguito di Anybody Listening del disco precedente. Insomma, è un disco poco riuscito, secondo me, questo del 1994, col quale voglio chiudere questa piccola retrospettiva parziale sui Queensrÿche, ma su quelli che per me sono influenti e per quelli che secondo me sono importanti, in un disco che secondo me va a occupare, vicino ad Empire, la posizione del c'è di meglio. Poteva essere un ma, però apprezzo comunque lo sforzo, forse un pizzico più genuino rispetto ad Empire, che è palesemente uno sforzo commerciale. È una band che purtroppo dopo ha vissuto momenti devastanti, purtroppo, e quindi mi fermo qui perché per me non ha senso, ma mi interessa sapere che cosa ne pensate voi. Voglio sapere se anche per voi Queensrÿche sono stati una band fondamentale, importante. Vi dico che ho provato ad ascoltare i dischi con la torre e per me non sono neanche i Queensrÿche, è un altro genere musicale, è un'altra cosa. Non li riconosco proprio, quindi per me non ha senso ascoltare quella musica. Non sono un forzato delle discografie. Scelgo le discografie in base a quello che è anche il mio gradimento, e quindi qui c'è tutto il mio massimo gradimento per una delle band che per me sono state fondamentali. E secondo me nei primi tre dischi di questa band c'è forse il meglio dell'heavy metal. Per me personalmente. Tutto il resto secondo me lo lascio a chi è un fan hardcore dei Queensrÿche, e quindi mi chiamo fuori da questa categoria. Sono stato un fan hardcore dei Queensrÿche, poi ho perso interesse nel momento in cui sembrava che la band avesse perso interesse nei confronti della musica. Fatemi sapere che cosa ne pensate, iscrivetevi a questo canale, cliccate il campanellino per ricevere sempre tutti gli aggiornamenti, mi raccomando mettete un like se vi è piaciuto questo video, e poi sapete che potete sovvenzionare, finanziare, aiutare a sostenere questo canale. Se ci tieni, sostieni, è lo slogan che ho creato e praticamente serve per dare una mano alla crescita di questo canale, dove la musica ancora, spero, si riesce a fare in una maniera genuina. E allora c'è la modalità Patreon, che vi consente, al costo di un caffè al mese, quindi $1, meno di €1 al mese, di dare una mano a questo canale e di giocare chiaramente sul numero. Altrimenti, se vi sentite molto generosi, c'è sempre la formula PayPal che vi consente di fare una donazione assolutamente libera. Grazie, e ringrazio tutti quelli che avete visto scorrere in questi titoli, che sono non solo i Patreons, ma sono anche quelli che hanno deciso di sostenere il canale. Vi ringrazierò sempre, sono veramente insieme a voi. Grazie, grazie, grazie. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Noi ci ritroviamo al prossimo video di questo canale. Un abbraccio.